Quando ero sulla terra, io incoraggiavo le persone a perdonare ed astenersi dal giudicare, dal criticare, dal condannare. La Chiesa ha mal interpretato ciò come se significasse che dovete compiacere Dio amando gli altri e astenendovi dalle emozioni negative. Questo non è affatto ciò che io intendevo. Non esiste alcun Dio che dobbiate compiacere col vostro comportamento. Voi siete padroni del vostro destino, nel senso che sempre raccogliete ciò che seminate. Tutte le pagine precedenti hanno l'intento di darvi dei dettagli su come evitare di seminare erbacce nel vostro orto di verdure, come rimanere sani, felici, prosperosi. Arriverà il momento, nel vostro sviluppo spirituale, in cui vi sveglierete all'enorme dono che avete nella vostra testa, il dono del pensiero creativo, intelligente, e diverrete anche consapevoli dell'enorme responsabilità che avete verso il modo in cui lo usate. Ci sono delle persone meravigliose nel vostro mondo che hanno usato la loro mente in un modo tale da ottenere illuminazione e crescita dalle sfide quotidiane delle loro vite. Un poco alla volta, sondando, analizzando, passando a nuovi punti di vista, a una comprensione superiore, esse modellano dei nuovi ideali per se stesse. Esse adottano questi ideali come linee guida per il loro comportamento futuro. In questo modo sono in grado di purificare i propri pensieri, le proprie parole, le proprie azioni, per ridefinire il modo di comportarsi nel mondo e di gestire le relazioni. Queste sono persone che si sono fatte da sé, ma raramente scoprirete che esse non hanno anche attinto forza, intuizione, ispirazione, stabilità emotiva dalla sorgente superiore, la coscienza divina o quella che è la loro percezione di ciò che possono chiamare Dio. Quando ero sulla terra, io raccontai alla gente una storia, la parabola dei 10 talenti. Dissi che un signore molto ricco stava partendo per un viaggio all'estero e lasciò a ognuno dei suoi 3 servitori una somma di denaro. Ad uno diede 10 talenti, a un altro 5 e all'ultimo diede 1 talento. Quando ritornò, egli chiese a ciascun servo quale uso avesse fatto del denaro. Uno disse di aver raddoppiato l'investimento del padrone, l'altro disse di aver guadagnato la metà, e l'ultimo uomo disse che l'aveva nascosto, temendo di perdere ciò che gli era stato affidato. Il padrone si congratulò con i primi 2 servi per la loro efficienza e ingegnosità, ma si arrabbiò con il servo che non aveva cercato di fare nulla dell'unico talento affidatogli. Ognuno di voi, nel mondo, possiede una sua quantità di talenti con cui lavorare. Se, per conto vostro, trovate difficile scoprire il modo migliore per trarre beneficio dal vostro talento e dalle vostre risorse personali, attingete alla coscienza divina attraverso la meditazione e, a poco, le idee arriveranno sicuramente e si adatteranno esattamente alla vostra personalità. Allo stesso tempo, pensate a come avete usato i vostri talenti durante la vostra vita. Siete stati interamente assorbiti nel creare felicità e piaceri per voi stessi, oppure avete dedicato del tempo anche per elevare e migliorare le vite degli altri? È una cosa terribile aver ricevuto dei talenti superiori alla media e finire la vostra vita avendoli sprecati in modi di vivere egoistici. Tutte le lezioni che non avete imparato, tutta la crescita che avete rifiutato, tutto lo sviluppo spirituale che avete deliberatamente evitato, sono delle montagne che avete creato per voi stessi da scalare nelle vostre prossime vite. Ostacoleranno il vostro cammino e bisognerà affrontarle spiritualmente o ripeterle di nuovo in un'altra vita. Non è necessario farvi una grande posizione nel mondo, ottenere promozioni o ricchezze o fama. Potete usare i vostri talenti come genitore, cercando il modo migliore per avere successo nel vostro compito di promuovere il benessere dei vostri figli.
Quale vocazione superiore esiste a quella di essere un genitore buono e amorevole, specialmente se prendete come modello di comportamento la coscienza divina padre-madre, che è interamente rivolta alla crescita, al nutrimento della mente e del corpo, alla guarigione della mente e del corpo, alla rigenerazione della mente e del corpo, alla protezione in ogni forma e al soddisfacimento di ogni necessità della mente, delle emozioni, del corpo, entro un sistema di legge e ordine e amore incondizionato. Come genitore, siete stati all'altezza della coscienza della vostra divina sorgente dell'essere? Alcune delle persone che hanno fatto l'uso migliore dei propri talenti sono stati dei servitori, coloro che hanno accudito i figli di altre persone con devozione e amore, pulendo la casa con un'attenzione coscienziosa per i dettagli, creando con amore e gentilezza un ambiente sereno, tranquillo e ben curato per il datore di lavoro. Queste sono le grandi anime, quelle che si sono costruite un sentiero che le ha portate direttamente nel regno dei cieli. D'altro canto, esistono delle persone che hanno usato i propri talenti allo scopo di distruggere gli altri, per alimentare la propria vanità e il freddo vuoto nel proprio cuore. Alla fine, l'uso delle loro menti le ha portate alla propria distruzione. Pensate alle persone, nella storia e nel presente, che hanno fatto un lavaggio del cervello agli altri, inducendoli alla ribellione. Sono diventati dei dittatori. Poi pensate alla probabile fine di tali dittatori. Persone del genere hanno abusato dei privilegi concessi dal potere mentale e alla fine ne pagheranno il prezzo, ma non prima di aver rovinato migliaia di vite senza alcun motivo valido, giacché non potrebbe esserci mai un motivo valido per trasformare dei paesi in deserti distrutti dalla guerra e per rovinare un'economia fiorente.